Guardate Rondola Sosa mentre scommette a un gioco dei dadi. Rondola Sosa è diventato un giocatore di dadi. Avete sentito bene, un giocatore di dadi. A quanto pare Rondo scommette soldi sui dadi nelle discoteche, come fanno molti rapper americani. Questo potrebbe essere un gioco molto pericoloso, perché è lo stesso gioco che stava facendo Quevo e suo fratello prima che sapete già cosa stavo per dire. Qua vi lascio altre prove. In cosa consiste il gioco dei dadi che sta spopolando tra molti artisti? Facile, vince semplicemente chi esce il numero più alto. Cioè, metti caso, io metto 10 euro, l'altro rapper mette 10 euro. Chi esce il numero più alto vince 20 euro. È una grandissima stronzata. Fatto sta che Rondo ora vuole dimostrare a tutti i rapper che è un giocatore di dadi e che fa soldi con i dadi e che è umile perché gioca dadi anche se non c'entra niente. Qua vi lascio altri video. A Rondo, a quanto pare, piace lanciare i dadi. Riuscirà Rondo a togliersi questo vizio e questa dipendenza dei dadi? Riuscirà Pamela Anderson a uscire con Jeffrey Scofield? Ci sono così tante domande a cui l'unico modo per scoprire la risposta è iscriversi al canale qua sotto e seguirmi su Instagram. È chiaro!